Ciao ragazzi, dunque, dopo il successo della Coppa dell'Elite d'Europa e dopo ovviamente anche il successo della Hyper Cup, ci troviamo a giocare la Coppa Internazionale per Club. Giustamente questa è la formazione che metterò in campo, dopo ve la faremo vedere bene. Volevo farvi vedere il torneo, il tabellone. Noi affronteremo l'Esperance Tunis per la prima semifinale, dall'altra parte giocheranno l'Al-Dulahil in rappresentanza dell'Asia e il Flamengo in rappresentante del Sud America. Come ho fatto poi, ve lo dico sinceramente, ho fatto la partita dell'AFC, mi sono fatto apposta a buttare fuori dall'AFC in modo da vedere chi vinceva il campionato e di avere un torneo veritiero. Stessa cosa ho fatto col Flamengo, non ho giocato la Libertadores, no, al campionato sudamericano, e insomma, in poche parole mi sono fatto buttare fuori subito in modo poi da avere comunque una vincitrice che venisse fuori, appunto il Flamengo. E dunque adesso andiamo a goderci questa partita abbastanza molto molto difficile, perché non è così semplice affrontare l'Esperance Tunis. Esperance Tunis, squadra tunisina. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, non c'è la Tunisia nelle squadre tunisine nel torneo. Cioè, giochiamo allo stadio del Fenerbahce, giochiamo allo stadio del Fenerbahce questa prima partita. Tra l'altro vi annuncio subito, non sarà l'unica partita che giocheremo, ne giocheremo ben altre, e non sarà l'ultimo torneo che giocheremo, ne giocheremo altri, anche perché così insomma cercheremo di fare più bella figura possibile. Subito Bentancur che arriva e calcia palla alta. Ovviamente, per chi non avesse visto la Coppa dell'Elite d'Europa, andatevela a vedere, perché insomma è venuto fuori un bellissimo torneo, questa Coppa Internazionale per Club 2020. Vi annuncio già che abbiamo pensato di fare almeno anche la Konami Cup, quello sicuramente. Ci sarà la Supercoppa Europea, perché comunque abbiamo vinto la Coppa dell'Elite d'Europa e quindi è giusto. Ronaldo qua ha cercato un buon pallone. Buona difesa. Tra l'altro ve lo dico, vi svelo un segreto: ho fatto con questa Esperance Tunis il primo campionato master con questa, non è online perché è una cosa che ho fatto in maniera privata, ma il primo campionato master che ho fatto l'ho fatto con questa Esperance Tunis. Tra l'altro vi ricordo che io non sono a casa, quindi se vedete qualcosa che non vi è a vostro gradimento a livello audio, a livello visivo, è sicuramente dovuto ai mezzi che sto usando, che non sono i mezzi che uso a casa. Subito l'Esperance Tunis che prova a giocarla. Attenzione, gran scambio, il tiro, Szczęsny! E come vi ho detto, l'Esperance Tunis venderà cara la pelle. Ora Juan Cuadrado, palla per Rabiot. Ovviamente andrò avanti anche con i PES pronostici. Non perdetevi qualche scambio di balla. Quadrado, 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 quadrado in area di rigore. Quadrado, quadrado. E che parata ha fatto, ragazzi. Un paratone incredibile che salva il risultato. Paratone. Ora è Dybala che cross in mezzo. Il cross è tagliato. C'è il colpo di testa e gol. Ed è Federico Bernardeschi di testa, cosa che non ha mai fatto in vita sua, a portarci in vantaggio 1-0. Fede Bernardeschi, e finalmente sblocchiamo una partita che insomma stava prendendo una brutta piega e stava dando coraggio all'Esperance Tunis. Subito vediamo la ripresa appunto dell'Esperance Tunis, come sarà. Ata, Melem, è bravissimo De Ligt, un muro, poi sbaglia però l'appoggio. Allora prova a ripartire, ma Bentancur recupera palla. Bentancur riesce anche a lanciare Ronaldo. Attenzione CR7 che prova ad andare. CR7, gran giocata. CR7 fino in fondo. C'è forse una deviazione, palla poi sparata via. Palla per Bernardeschi che vede Cuadrado, la Juve che prova a cercare di alzare il pallone. Non è una brutta idea. E qua Dybala non si è reso conto di essere troppo prima della porta, ma questa era una grande occasione per chiudere i conti. Tra l'altro trovate anche il video della Hyper Cup tra Juventus ed Esperance Tunis, quindi l'altra squadra tunisina. In realtà ho molte patch tunisine, quanto per chi non lo sapesse, mio papà è nato in Tunisia, quindi ho molta affezione, sono molto affezionato appunto al campionato tunisino e a tutto il calcio africano. Infatti io il campionato
credo che si chiami PAS. Io l'ho completamente rinominato. Ho fatto la Champions League Asia, giusto per adesso. Palla per Ronaldo. Ronaldo prova a giocare il pallone, la lancia per Matuidi. Non è una brutta idea se ci fosse qualcuno in mezzo a colpirla di testa. Allora Matuidi è costretto a dare ad Alexandro. Intanto salgono un po' tutti. Il cross di Alessandro non è male, Federico. Bernardeschi doppietta di testa, cosa mai vista in vita mia, veramente. La doppietta di Bernardeschi di testa, cioè già la doppietta di Bernardeschi è strana, di testa assolutamente non c'è, però possiamo dire che abbiamo sorpreso 2 volte l'Esperance Tunis con questo fondamentale. E finisce il primo tempo 2-0, risultato che in questo momento ci proietterebbe per la finalissima. Sarebbe un grandissimo risultato. È iniziato il secondo tempo subito con l'Esperance Tunis davanti, ovviamente iniziamo subito, non è che stiamo lì a perdere tempo. Bonucci, palla che passa, aveva rischiato ecco a Bonucci perché la palla era molto debole. Quadrado, Bernardeschi vede la sovrapposizione di Quadrado, una gran palla quella di Federico Bernardeschi. Quadrado la mette in mezzo, non è neanche male. Non è possibile, non è possibile questo gioco. Oggi veramente vuole essere meno veritiero possibile. Bernardeschi che segna 2 gol di testa e Ronaldo che di testa da 2 metri tira fuori. Clamoroso errore di Ronaldo. Potevamo chiudere la partita. Definitivamente Ash Shahid sembrava veramente battuto. Ovviamente Esperance Tunis che giocherà al terzo quarto posto, che non faremo vedere ovviamente, ma vi diremo il risultato perché lo farà il computer. Bernardeschi. Ovviamente se vinco perché. Bisogna sempre vedere se vinciamo, perché bisogna sempre vedere se riusciamo a portare a casa il risultato. Ronaldo, altra palla brutta persa. Ronaldo assolutamente fuori dalla partita, eh. Veramente brutta partita di Ronaldo. Qua c'è un buon recupero palla di Alessandro. Ronaldo, buona giocata. Ronaldo fino in fondo, ma poi sbaglia un appoggio semplice per Dybala. Sarebbe stato molto importante. Intanto cambio per la Juve. Adesso appena uscirà il pallone uscirà Paulo Dybala, entrerà Gonzalo Higuaín e uscirà Bernardeschi, entrerà Olivieri. Quindi anche un giovane bisogna far rifiatare il più possibile. Attenzione qua, brutta palla qua, rischiosa. Bravo Bonucci qua nel chiudere e rinviare. Vediamo il pallone lunghissimo per Dybala, facile uscita del portiere, ma qui è importante tenere noi il possesso e lo teniamo. Allora ancora Bernardeschi, che oggi è veramente finora il man of the match. Bernardeschi allarga per Quadrado. Tiriamo sull'azione. Quadrado, Rabiot, Rabiot. Esagera forse un po'. Bernardeschi si gira il tiro molle. Facile per Al-Shahid. La cosa brutta è che con questo tiro così scarso, no, di potenza, non si possono fare i cambi. Il tempo passa. E cambi ne avremmo anche bisogno per far rifiatare. Palla dentro a cercare Dybala. Palla rinviata ancora. De Ligt, potentissimo il colpo di testa di De Ligt, Ronaldo stoppa, Ronaldo, mamma mia, palla fuori. E adesso arriveranno i cambi, incredibilmente in questo momento Bernardeschi capocannoniere della competizione. Si stava pensando anche di fare una Superlega mondiale, diciamo, no? Tra tutte le squadre più forti del mondo. In questa lega, insomma, attenzione Betancourt, prova lo strappo, non gli viene neanche male. Gran palla per Ronaldo. Ronaldo vede dall'altra parte Higuaín, ma tira lui e la mette fuori. Non è la giornata assolutamente di Cristiano Ronaldo. Qua potevamo sicuramente chiudere il match. Diciamo che la Juve è cresciuta nel corso dei minuti, ma ha buttato via diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita, che è rimasta secondo me un po' troppo aperta. Però l'Esperance Tunis ovviamente i numeri delle, cioè il valore dell'Esperance Tunis sono quelli che sono rispetto a quelli della Juve. Attenzione a Matuidi, Ronaldo si gira, Ronaldo ha cercato una gran giocata, ottima chiusura e finisce qui 2-0 ragazzi. Io vi saluto, la Juventus con la doppietta di Bernardeschi vola in finale e a noi e io vi do appuntamento proprio per la finale della Coppa Internazionale Club. Ragazzi, al prossimo video, ciao.